Ciao cari amici del progetto Rusketch, oggi proseguiamo con il motore di gioco CryEngine e continuiamo a parlare dell'operazione di terraformare. Quindi entriamo dentro il nostro progetto. Ecco. Adesso si apre la cartella di Windows. Ok. Clicchiamo su Editor. No, ci ha chiesto se volessimo utilizzare il multiutente e gli ho detto di no. Ok, aspettiamo che si avvii. Eccolo qua. Allora. Apriamo il nostro livello. Ok, ci ha aperto il livello. Ora torniamo al Tools, Terrain Edit. Allora, l'altra volta abbiamo visto questi comandi. Oltre a questi comandi c'è anche il comando per la texturizzazione. Per creare una nuova textura dovremmo innanzitutto chiamarla. Chiamiamola terreno. Ok. E gli diamo una colorazione. Colorazione io. Questa colorazione. Ok. Allora, per proseguire dobbiamo avere le texture o i materiali. Se clicchiamo su texture e andiamo negli asset, ci accorgiamo che le texture praticamente non ce ne stanno. A parte questi tre esempi che c'erano all'inizio, e materiali altrettanto. Come dobbiamo fare? Torniamo al sito, andiamo sulla parte Learning, clicchiamo su Tutorials e ci scarichiamo questa parte che vi avevo detto all'inizio, Download Sample Assets. Questa cartella zippata la dobbiamo trasferire da dove la salviamo, che credo anche voi la salviate in download. In download, aspettate, sta, ecco qua. Si chiama Simple 8. Simple 8. Dove sta? Ecco qua. Taglia. E la incolliamo dove abbiamo il nostro progetto. In questo caso io c'ho nel disco D. Allora, proviamo a inserirla dentro all'assets, incolliamo, ci vuole un po' perché si copi. Ecco, manca poco, ok. La estraiamo. Vediamo un po', fa l'estrazione. Non sono il numero dell'otto, eh. Ok, finita l'operazione di estrazione, possiamo cancellare la cartella e abbiamo la cartella degli assets che ci hanno gentilmente offerti, quello della CryEngine. Comunque, possiamo utilizzare anche
gli asset offerti all'interno della nostra libreria che abbiamo scaricato, quelli free, tutti questi bisogna inserirli all'interno degli assets, la cartella questa. E quindi possiamo lavorarci all'interno per importarli all'interno del nostro progetto. Allora, adesso proviamo a ricaricarla. Torna su. Allora, ecco, adesso c'è sample, anche okay. C'è contenuto audio, contenuti di esempio, flash, max, che sarebbe contenuti fatti in 3D Studio Max e Maya. Ora, siccome non so nemmeno io il reale contenuto della cartella, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, file audio. Ci saranno varie tipologie di audio, credo, perché loro in pratica fanno dei file zippati con dei loro formati e quindi dobbiamo vedere un po' come funziona. Ok, qua ci stanno vari suoni. Qua c'è un game assets. Qua ci stanno delle texture, credo. Vediamo un po' che si riesce a vedere. Ah, è un paesaggio nevato. Ci stanno degli alberi con la neve. Quest'altro invece è tipo una strada. Asset zoom, non si riesce a vedere niente. Script, c'è qualche intelligenza artificiale per gli alberi, credo. Particle, sarebbero le particelle. Questo è un po' che d'artificio. Luci. Spirale, credo delle spirali blu. Ah, c'è l'actor, c'è un nomino, sembra. La testa di un uomo, c'è. Ok. Qua ci stanno le armi. Pistol. Vediamo se ne apriamo una. Dobbiamo aprirlo con 3D Studio Max. Quindi blocco un attimo quanto si apre il 3D Studio Max. Attendiamo che si apra. 3D Studio Max è leggermente pesantino come programmino. Intanto vi dico che gli altri materiali, questi qua che abbiamo preso, dobbiamo inserirli, come vi ho detto, già negli assets, ad esempio l'acqua qui, gli alberelli, le varie assets che ci stanno, insomma, le case. Poi proviamo a inserirli dentro. Vediamo un po' se si apre 3D Studio Max. Blocco un attimo, ci sentiamo quanto si apre. Probabilmente sono state realizzate con una versione di 3D Studio Max un po' vecchiotta e qui sopra non si apre, pratica. Riproviamo, però esito quello. No, sta riaprendo 3D Studio Max.
Intanto vi presento 3D Studio Max, che è uno dei, diciamo, dei modellatori, degli editor di modellazione più utilizzati. Potrete fare una licenza per studenti valida per 3 anni, altrimenti costa tanto, tanto caro. Allora, per creare un cubo, ad esempio, potete fare così, ecco, per cambiare il colore, ad esempio, basta fare così, poi ci stanno tantissimi comandi per lo spostamento, basta fare così, su e giù, aspetta, sinistra, destra. Giù, rotazione, scalare, ci sono più o meno i comandi che vi ho dato su CryEngine. Poi vi mostro un po' com'è. Poi, se vogliamo vedere l'anteprima come uscirà il nostro prodotto, ecco, questo si chiama rendering e dà l'anteprima del nostro oggetto, in modo tale da poterlo utilizzare graficamente, nel senso tipo foto. Ok, questa è la visione prospettica, c'è la visione ortogonale. Le varie visioni per vedere in quattro dimensioni. Si può ruotare anche con questo. Ok, ritorniamo alla prospettica e in pratica ci saranno molte viste, come vedete. Ok, bando le ciance, ritorniamo a CryEngine. Chiuditi, non salvare. Ok. Quindi ci sono differenti. Questi sono i proiettili, cioè la carica per la sua fucile o pistola. Pistola, fucile, il ragnatore, insomma. Ok, adesso, vedendo un po' questa cartella, cosa c'è dentro, vi do un saluto, ci sentiamo dopo, con un'altra puntata su CryEngine. Aggiungetevi al canale, aggiungete commenti, dato un mi piace e ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!